Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Mattia. Oggi impareremo insieme a eviscerare, squamare e sfilettare un pesce. Sigla! Iniziamo dall'eviscerare il nostro pesce, in questo caso l'orata. Quindi prendiamo un coltello, andiamo ad incidere tenendola la parte sottostante. Modo e andiamo a togliere, aprendola, tutto l'interiore, comprese le branchie. Ora andiamo a sciacquarla. Una volta sciacquata, la andiamo ad asciugare molto bene in tutti e due i lati e andremo a togliere le squame. In commercio esistono degli attrezzi appositi per togliere le squame, ne useremo il retro di una lama di un coltello. Quindi tenendo la coda andiamo a fare questo movimento e a togliere tutte le squame. Giriamo. Sciacquiamo di nuovo. Ora andiamo a vedere la sfilettatura. Vado ad asciugare nuovamente il mio pesce, quindi procedo facendo una prima incisione alzando questa pinna e preparo alzata anche questa pinna perché il coltello seguirà questa retta. Eccoci qua. Ora, tenendo una mano qui sopra, parto dalla coda e tenendo la lama del coltello a contatto con la lisca proseguo in questa direzione, quindi così, e proseguo dritto. Quindi il coltello, vedete, non è dritto ma la lama guarda la lisca. Sentite che incide la lisca. Ed ecco qui il primo filetto. Ora giro l'orata e vado a ricavare questo filetto allo stesso modo. Quindi sempre prima l'asciugo, alzo questa pinna, alzo quest'altra, incido qui sotto in questo modo, coda e a contatto con la lisca. Ed ecco qui il secondo filetto. Questa naturalmente possiamo usarla per preparare un ottimo brodo di pesce. Non ci resta ora che pareggiare questa parte del filetto. Ed ecco pronti i nostri filetti di orata. Un consiglio che posso darvi è quello di avere un coltello ben affilato e vedrete che farete molta meno fatica. Io vi ricordo di mettere un bel pollice in su a questo video, iscrivetevi al mio canale attivando la campanella per le notifiche, seguitemi nei miei social network, Facebook ed Instagram, e io vi aspetto sempre qui con una nuova ricetta. Ciao!